Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Sono terminate in anticipo le regate di Italia Epoca Race a Marciana Marina, Isola d'Elba, a causa di un fortunale che nella notte di sabato 20 giugno ha toccato i 73 nodi. Le prove del trofeo Elbano, insieme alle regate del Dipartimento Alto Tirreno e la regata di trasferimento da La Spezia a Marciana Marina, hanno determinato la classifica finale del Challenge Luigi Durand de la Penne 2009. Le prove disputate per i 15 yacht iscritti. Il giorno 18 giugno è stato caratterizzato da vento leggero, intorno ai 7 nodi e mare calmo. Il 19 non si è corto per mancanza di vento e il 20, grazie ad un buon nord-est che ha toccato punte di 18 nodi, ad un mare vivo si sono portate a termine sfide molto combattute. La categoria epoca, yacht anteriori al 1950, ha visto la vittoria di Elsinore. La categoria classici, yacht realizzati fino al 1976, è stata conquistata da Chaplin e dalla Marina Militare Italiana. Il trofeo Elbano è stato però preceduto da una regata di trasferimento, la Spezia Marciana Marina, conquistata in 26 ore da Manta, barca del 1935 dell'armatore napoletano Ernesto Irace. Domenica 21 giugno, sempre Malta, grazie ai punti accumulati nelle due regate, si è aggiudicato il prestigioso trofeo Challenge a Luigi Durand de la Penne. Ovviamente oggi il discorso barca d'epoca è completamente diverso da quello di 25 anni fa. L'amore per questo tipo di barche fortunatamente è aumentato, lo dimostra il fatto che ci troviamo adesso a Marciana Marina, che per la prima volta ospita un raduno di barche d'epoca di questo livello. Siamo stati alla Spezia, andremo a Napoli e poi a Gaeta, e almeno per questa prima parte di stagione è già tanto.